Buongiorno amici, benvenuti in questo nuovo video. Raga, oggi fa caldo, ma fa proprio caldo caldo. E lo so che sto dicendo un'ovvietà, ma dirlo mi aiuta, fidatevi. Ho bisogno di lamentarmi del caldo per sentire meno caldo. Comunque, cosa siamo qui a fare oggi? Raga, oggi proverò a ricreare una ricetta di TikTok. Questa volta sarà una ricetta di Vecna Rock. Ciao Ida! Che dire che dovevo provare a farla è dir poco. Infatti non so in quante persone mi abbiano taggata sotto quel video. E devo dire che comunque a prescindere avrei comunque provato a ricrearla prima o poi nella vita. Di nuovo si tratta di una ricetta apparentemente semplice, ma come sappiamo io con le cose semplici No, rendo tutto complicatissimo e soprattutto rendo tutto un fallimento. Dai! Ma io sono quasi fiduciosa, quindi partiamo. Iniziamo guardando insieme di che ricetta si tratta, no? Preparatevi perché secondo me vi farà venire l'acquolina. Guardiamola. E qui, amici miei, mi tocca fare un voice over. Infatti purtroppo non posso mettere l'audio originale del video di Vecnaroc perché va a violarmi il copyright di YouTube. Grazie YouTube che complotti contro di me anche tu. Cerco di spiegarvi io cosa va a fare Vecnaroc in questa ricetta. Raga, la pancetta vegana. Lo fa con questo composto di acqua e maizena o amido di mais e tutti i vari ingredienti che non vi preoccupate, dopo li elenco per bene, li vedrete nel dettaglio, quindi anche se qui magari non si capisce troppo, veramente non preoccupatevi. Comunque divide i due impasti per fare una parte rossa e una parte bianca e poi il tutto va messo a strati per creare appunto la classica texture, la classica immagine del bacon che è infatti a strati bianchi e rosso. Cioè, ma avete visto? Ci rendiamo conto della ricettina? Dovevo o non dovevo? Assolutamente dovevo. Quindi ora guarderemo insieme tutti gli ingredienti che ci servono e vi spiegherò anche alcune cose, perché figuriamoci se una volta ogni tanto io possa avere tutti gli ingredienti necessari. No, quindi primo ostacolo che come sempre inserisco, dovrò modificare alcune cose. Ma non allarmiamoci, partiamo con la maizena o amido di mais, che in realtà, raga, la ricetta ne prevede 300 grammi, io ne userò 100 perché avevo solo questa e quindi già capiamo che dovremmo fare le cose in versione molto ridotta. Bene, quindi 100 grammi di maizena. Di conseguenza tutti gli altri ingredienti, tutte le dosi di tutti gli altri ingredienti li dividerò per 3 perché me ne servirà soltanto un terzo. Speriamo di non fare errori nel mentre. Infatti ho qui 200 grammi di acqua che non so se riesco a farvela vedere senza rovesciarla, quindi fidatevi, ma la ricetta ne prevedeva 600. Poi del dado vegetale in polvere, mi raccomando fate attenzione con i dadi vegetali perché potrebbero essere non vegani. Questo ha proprio la dicitura vegan, quindi andiamo tranquilli. Altri controllate perché potrebbero avere il latte in polvere, maledetto latte in polvere. Poi del concentrato di pomodoro che ho preso solo ed esclusivamente per questa ricetta, del sale fine, questa è paprika, non so se sia paprika affumicata, non credo, in realtà è un mix di diverse papriche che avevo, ce lo facciamo andare bene. Della qualsiasi salsa di soia, a me non interessa farlo senza glutine quindi ne ho presa una a caso. Un pochino di vino rosso che se lo mettete all'interno di uno sciottino di Sailor Jupiter la ricetta esce sicuramente meglio. E infine ingrediente dove mi sono un po' arrangiata, questo spray di Prozis per affumicare le cose. Infatti lei utilizza il fumo liquido, io non ce l'ho, ma penso che questo possa andare bene uguale. Alla fine ci serve che renda il tutto affumicato e questo dovrebbe fare proprio questo lavoro. Questo di Prozis è vegano. Bon raga, quindi siamo pronti a realizzare la nostra pancetta vegana. Let's go! Per prima cosa dobbiamo unire la nostra maizena o amido di mais con l'acqua che abbiamo già preparato. Armiamoci di frusta e andiamo ad unire il tutto. Voilà! E ora con un po' di pazienza andiamo ad amalgamare il tutto. E ora che il nostro composto è pronto dobbiamo dividerlo in due ciotole. Quindi con un bel mestolin andiamo a dividere i due composti, signori. Voilà! Così dovrebbe andare bene. Quindi ora dobbiamo fare la parte bianca e la parte rossa. Fatemi andare a rivedere gli ingredienti perché sto facendo tutto a memoria e non vorrei fare erroracci. Questa sarà la parte bianca, quindi andiamo a mettere una cosa come mezzo cucchiaino all'incirca di dado in polvere vegetale e un pizzichino inoino di sale. Poi magari assaggio, che non so bene come regolarmi in questo caso. Mischiamo un attimo e assaggio un secondino, vediamo se è giusto. Ci metto ancora una puntina di dado, secondo me ci può stare. Sono molto comoda in questa posizione soprattutto. Ora che la parte bianca è pronta, la mettiamo da parte e prendiamo quella che sarà la parte rossa. Qui cosa dobbiamo mettere? Un pelino inoino di concentrato di pomodoro, ma proprio un pitinin. Un cucchiaino
cucchiaino abbondante, se non addirittura uno e mezzo, di paprika. Ora, un cucchiaino e mezzo di salsa di soia. Dobbiamo mettere ora il nostro vino rosso. Farò sempre un cucchiaio e mezzo circa, sì. Manca solo l'ingrediente magico, l'ingrediente affumicatore. E in questo caso, siccome spray, non so bene come regolarmi. Faccio tipo una spruzzatina? Ho paura, aiuto. Vabbè, andiamo. Non si schiaccia? Non si... Ah! E dai! Ok! Ok, ce l'abbiamo. Madonna, ma è fortissimo sto coso. Mescoliamo. Ed esattamente come prima, assaggiamo già un pochino. Vediamo un po'. Sembrerebbe ok. Non capisco, non so che sapore debba avere questa cosa. Ok, siamo a buon punto. I nostri composti sono pronti. Ora dobbiamo fare gli strati. Lei, da quello che ho capito vedendo il video, parte dal bianco. Quindi fa bianco, rosso e bianco. Ma io non so se ho così tanto impasto o coso. Vabbè, dai, non allarmiamoci, partiamo. Dobbiamo però oliare questo cosino. E per farlo userò questo, che è l'olio spray all'aglio di Prozis. Tanto non penso che l'aglio ci stia male in questa cosa, quindi via. E facciamo il primo stratino. Voilà! Ora dobbiamo metterlo in microonde per circa 3 minuti. Io magari faccio 2 minuti, controllo com'è e piuttosto ne faccio uno in più, perché non penso sia 300 watt il mio microonde qua dietro. Penso sia tipo 900, non so come cambiarli, quindi controllerò. Arrivo. Scherzavo, sono riuscita a trovare il tastino con cui cambiare i watt. Quindi ne metto 300 e faccio 3 minutos. Io non so se doveva proprio uscire così lo strato. Facciamo che continuo. Aiuto! E qui abbiamo l'ultimo strato messo e... Ah, scotta! Il tutto finito. Lo faccio raffreddare un secondo perché brucia come l'inferno. E proviamo a tagliare una fetta e cuocerla e assaggiarla. Ho un po' paura, onestamente. Non so se è uscito esattamente come doveva uscire. Cioè, I don't know. No, raga, non... Ho bisogno di farvi vedere le mie fette, cioè... Dove ho sbagliato come ogni volta? Perché? Decisamente qualcosa è andato storto. Ma noi non ci arrendiamo, adesso vado a cuocerle. E magari saranno buonissime, a noi interessa il sapore, come sempre. Non ce ne frega niente all'aspetto. Andiamo a cuocere il tutto. Hai tutta la mia fiducia, sappilo. Dai che puoi farcela, su. Bene, ma non benissimo, insomma. Allora, fermi. Tanto io lo sapevo che finiva così. C'è da dire però che cuocendolo la situazione un pochino è migliorata, se così si può dire, cioè ecco, comunque molto meglio, non è l'effetto che ha ottenuto Vecnarok, però insomma dai, cerchiamo di consolarci. Però ripeto, a noi interessa il sapore, no? Giusto? Vero? Chi se ne frega dell'estetica? L'importante è essere belli dentro, in questo caso buoni dentro, quindi andiamo ad assaggiare, anche perché è stato veramente difficile resistere alla tentazione di assaggiarne già un pezzettino. Ve lo dico, ma non l'ho fatto, no? L'ho fatto, quindi bocconcino pronto. Dai, questo è anche carino tutto sommato. Andiamo a vedere com'è. Fermi tutti, raga, è buonissimo. A posto così, non ce ne frega niente dell'estetica. È stra buono, è stra saporito. Ho aggiunto anche il pepe come consigliava lei prima di cuocerlo. È una cosa divina, io ve lo giuro. Rimane molto più morbido a livello di consistenza rispetto alla pancetta, ma il sapore, raga, non scherzo, ci assomiglia un botto. No vabbè, comunque approvatissimo. Io non vedo l'ora di fare tipo un buon sughettino, tipo una matriciana vegana con questa pancetta vegana. E secondo me lì si vola. Sì che si vola, signori miei. Scusate l'interruzione necessaria, ma dovevo mostrarvi la matriciana vegana che ho appena fatto con la nostra pancetta vegana di Vecnarok. E raga, è una bomba! Super consigliata, wow! Ora continuo a mangiare, voi continuate pure a guardare il video, ciao! Quindi amici, anche a sto giro abbiamo fatto schifo, ma non troppo. Come sempre, l'aspetto non è, ecco, il nostro cavallo di battaglia. Non è la nostra cosa, però il sapore sì, quindi va bene. E direi che non ci rimane altro che scegliere un bell'hashtag della fine da scrivere qui sotto nei commenti. E l'hashtag della fine potrebbe essere... Ce l'ho, raga, facciamo hashtag fatelo. Perché io proprio ve lo dico, ve lo consiglio, fatelo, raga, fatelo. Vi esce brutto, vi incasinate nei procedimenti, no problem, cosa vuoi che sia, dai, su. Ma fatelo perché ne vale la pena per il sapore. Quindi sì, hashtag fatelo, scrivetelo qui sotto nei commenti. Io ovviamente in descrizione vi lascerò il link della ricetta originale, perché magari seguite quella, non questa che ho fatto io, perché ecco. E vi lascio anche l'Instagram di Vecnarok, che se ancora non la seguite, cioè magari rimediamo, ecco. Ovviamente in descrizione vi lascerò anche tutti i link di tutti i miei social, così se vi va potete seguirmi anche lì. Io vi saluto perché mi sto sciogliendo dal caldo e anche la macchinetta. Vi ringrazio tantissimo come sempre per essere rimasti con me anche in questo video e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!
tan 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 tan